Ciao a tutti, sono Alessandro Borghese. Oggi vi farò un tutorial su come decorare il vostro dolce. Potete utilizzare anche la compagnia dei bambini e a loro piace fare queste decorazioni. Faremo 10 piume di cioccolato per decorare il dolce. Ora scalderemo il cioccolato nelle uova di Pasqua a bagnomaria e poi con un paio di procedimenti molto semplici andremo a effettuare queste 10 piume di cioccolato. Bene, se vi metto qui riusciamo a vedere bene? Allora, ci serviranno questi oggetti simili a delle piume, andranno imbevute nel cioccolato e poi con questo movimento proveremo a realizzare le nostre 10 piume. Io ho preso questa molletta e questa pinza, vedremo come viene meglio. Bene, ora il nostro cioccolato è definitivamente fuso, lo dovete mescolare così con una frustina e poi con questi oggetti a forma di piuma, come dicevo prima, imbevete per bene una parte che non coli troppo e con molta pazienza andiamo a realizzare la nostra piuma. Che fa veramente cagare. Appena avete finito di fare le vostre fantastiche piume, le mettete in un o in un portabottiglia così, o comunque in una superficie un po' rotondeggiante, poi vi mostrerò perché, e lasciate raffreddare. Molto importante che bisogna lasciare raffreddare, eccoci, così non si gira, e poi vedrete cosa fare. Eccoci qua, ora siamo arrivati al momento operativo. Quindi queste sono quelle che mi sono venute meglio. Adesso questa è proprio l'operazione da fare fare ai bambini, devono essere veramente molto fredde. Riscaldiamo la lama del coltello un pochino, poi con le mie pinzette di Alessandro Borghese andiamo a prendere con delicatezza e fare delle piccole incisioni. Come burro per Miracle Blade, sia da una parte può capitare. Con delicatezza ecco, questo è molto meglio. E insomma avete capito il concetto. Ecco, le nostre piume di cioccolato.
by Alessandro Borghese.